Buongiorno, bentrovati con le news delle ore 13 di News TVA. Entrano nel vivo le indagini diagnostiche sul Guercino. Fervono dunque i lavori nella Pinacoteca di San Lorenzo in Cento per la campagna di indagini diagnostiche sulle opere del celebre pittore, realizzata dal Dipartimento di Beni Culturali dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, laboratorio diagnostico, in collaborazione con il Centro Studi Internazionale Il Guercino. Il gruppo di lavoro è composto da Mariangela Bandini, professore associato di archeometria e fisica per i beni culturali, Chiara Matteucci, responsabile tecnico dell'unità polilaboratoriale del Dipartimento dei Beni Culturali e dal loro team. Ma ci facciamo spiegare direttamente da Barbara Ghelfi, professore associato di storia dell'arte moderna, che cosa si sta facendo all'interno del San Lorenzo di Cento. Ci troviamo nella chiesa di San Lorenzo di Cento, dove sono esposte alcune delle opere più importanti del pittore Giovan Francesco Barbieri, detto il Guercino. Si tratta di un pittore molto studiato, al quale sono stati dedicati studi di grande rilievo e anche mostre di una certa importanza. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, fino ad oggi sono stati condotti pochi studi e su poche opere. Come laboratorio diagnostico del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna intendiamo condurre un'indagine scientifica sui dipinti del Guercino per tentare di capire come dipingeva Guercino. Ci siamo posti tutta una serie di domande, che cosa c'è sotto il colore, che tipo di preparazione utilizzava, che materiali utilizza, non solo i pigmenti ma anche che tipo di tele, se c'è una relazione tra l'opera definitiva e il disegno preparatorio. Attraverso queste indagini che svolgeremo speriamo di poter dare delle risposte a queste domande. In una prima tranche di lavoro proponiamo di analizzare una cinquantina di dipinti del Guercino che verranno attentamente catalogati e i dati che riusciremo a raccogliere li inseriremo in un database creato appositamente. Nel nostro laboratorio l'esperto di tecniche diagnostiche lavora insieme allo storico dell'arte con una declinazione diciamo multidisciplinare che ci permette di interagire, di colloquiare e soprattutto di confrontare i dati di carattere scientifico con quelli di carattere storico-artistico per tentare di realizzare una sorta di atlante metodologicamente coerente della produzione del Guercino. Abbiamo iniziato le nostre indagini in occasione della mostra che si è tenuta di recente a Piacenza, dedicata al maestro centese, nel corso della quale ci è stata data l'opportunità di esaminare un quadro importante del pittore, il San Francesco che riceve le stimmate per la Chiesa dei Cappuccini. Ora continuiamo il nostro lavoro a Cento, dove è conservato il nucleo più importante delle opere del pittore centese. E il nostro lavoro durerà all'incirca 2 anni, dopo Cento ci sposteremo in altri musei per continuare queste indagini, un lavoro che quindi durerà circa 2 anni e che comprenderà una cinquantina di opere del pittore. La Cattedra di San Pietro è uno dei capolavori della fase giovanile del Guercino, un dipinto realizzato nel 1618, subito dopo il suo ritorno da Venezia. Qui vediamo i primi risultati dell'indagine a infrarosso, dove è chiaro che Guercino ha ricostruito interamente la parte destra, superiore destra del dipinto, disegnando il braccio e aggiungendo anche una parte dell'ala in questa posizione che poi ha ricoperto interamente con il drappeggio rosso. In questa parte possiamo vedere che Guercino ha ridotto la capigliatura dell'angelo sull'estrema destra e nello stesso tempo ha ridisegnato anche la spalla dell'angelo che sta a fianco.
Contemporaneamente c'è un ripensamento anche per quanto riguarda la mano dello stesso angelo, perché inizialmente aveva disegnato il pollice in modo che stesse aderente al resto della mano, e nel visibile invece lo vediamo girato verso l'alto, e anche le dita sembrano state ridisegnate perché sono molto allungate rispetto a una traccia precedente abbastanza visibile. E ci trasferiamo adesso a Pieve di Cento. La partecipanza di Pieve guarda al futuro, cerca di rinnovarsi e va quindi verso una revisione dello statuto. Delle prime ipotesi di modifica appunto dello statuto dello storico ente se ne è parlato in una conferenza stampa. Vediamo. Periodo caldo per le partecipanze agrarie che cercano di adeguarsi ai tempi modificando lo statuto. Se a Cento si è arrivati allo stallo proprio sulle questioni statutarie da variare, a Pieve di Cento si cerca di arrivare al cambiamento in maniera più soft. E per arrivare alla revisione dello statuto si è dato mandato a una commissione capitanata da Michele Filippi, presidente della partecipanza di Villa Fontana, per adeguarsi ai tempi mantenendo la tradizione e tutelando i partecipanti. La revisione, che dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale, interessa 1.456 partecipanti residenti nei 7 comuni in cui l'ente ha i terreni, tra questi 504 residenti a Renazzo e 12 Morelli, di cui 252 aventi diritto dei 270 ettari sul territorio centese. Ma cosa c'è di nuovo nelle intenzioni? Innanzitutto la proposta di arrivare alla divisione ogni 10 anni invece degli attuali 20. I tempi, spiegano, cambiano rapidissimamente e la partecipanza deve essere il più attuale possibile. Poi c'è la questione del voto alle donne, che già è operativa in altre partecipanze come Nonantola, Sant'Agata Bolognese e Villa Fontana. Chi avrà intenzione di affittare potrà rivolgersi all'ente e indirizzare i proventi allo sviluppo della società o ai benefici della comunità. Per i fuori cerchia si sta studiando un maggior coinvolgimento anche in consiglio di amministrazione o priorità nell'affidare loro terreni affittabili. Si sta ragionando anche di aprire alle donne, figlie dei capisti deceduti, e su come assegnare il terreno. Resta fermo il punto che la discendenza in linea diretta deve rispettare la famiglia e quindi, nel caso di assegnazione a una figlia femmina, non vi potrà essere ulteriore successione nel nucleo familiare. Il capo, alla morte dell'assegnataria femmina, tornerà quindi all'ente. E torniamo a parlare di Cento, perché ieri sera il Cento Street Festival ha fatto registrare veramente il sold out, con le splendide immagini delle fontane danzanti di Alpina, fontane di Cento in Piazza del Guercino, in occasione della giornata europea della musica, che hanno emozionato le tante persone accorse per assistere allo spettacolo. Vediamo insieme. Siamo adesso allo sport con la pallanuoto. La categoria Under 13 compie il colpaccio alle finali Fin Emilia Romagna, tenutesi sabato 17 giugno alla Piscina Stadio di Bologna, battendo la temutissima Olimpia Vignola e agguantando così il quinto posto nel girone B. Vediamo. La categoria Under 13 compie il colpaccio alle finali Fin Emilia Romagna, tenutesi sabato 17 giugno alla Piscina Stadio di Bologna, battendo la temuta Olimpia Vignola e agguantando così il quinto posto nel girone B. Il match, iniziato male per i nostri con un parziale 2-0, cambia completamente aspetto e al termine del regular time arriva il pareggio con i gol di Ciuffreda.
Tugnoli e Lucà. La partita va ai rigori e un formidabile Moretti, che in porta fa miracoli, para il rigore decisivo per la vittoria. Acqua Time porta a casa anche il premio per il giocatore più giovane, che va a Ramponi Alessandro, anno 2006. Un'annata totalmente positiva per questa squadra, che per la prima volta si è confrontata nel campionato federale. Domenica 10 giugno invece si è giocato l'ultimo atto del campionato regionale WISP Under 17 e Acqua Time 100 ha centrato il quarto posto dopo la finale giocata contro Amici Nuoto Romagna di Cesena, perdendo per 15-9, ma avendo tenuto testa e vantaggio nei primi due quarti. La quarta posizione è tutto sommato una posizione meritata per un settore e un gruppo in netta crescita, pur avendo lottato per tutto il campionato per il primo posto con squadre di più alto calibro. Basket prende il via questa sera il Witty Summer Basketball al percorso Vita di 100, l'appuntamento che da 18 anni apre l'estate e che quest'anno vede 8 squadre sfidarsi in un'edizione che si preannuncia come una delle più incerte e combattute degli ultimi anni, con almeno 6 formazioni attrezzate per arrivare fino in fondo. Bene. Siamo in chiusura per questa edizione di News TVA delle ore 13, grazie a tutti voi della cortese attenzione, vi ricordo che le altre notizie le potete trovare su areacentese.com, nel caso ci fossero notizie dell'ultima ora noi irromperemo comunque in diretta attraverso internet con le nostre breaking news, l'appuntamento con News TVA ore 13 è per domani alle ore 13 appunto. Grazie ancora dell'attenzione, buona giornata a tutti.